Bella ragazzi, oggi vi porto il mio primo report scambi, che è questo mazzettino, e una posta arrivata dall'utente Francesco Miramondi, già il terzo scambio che facciamo, e tutti andati a buon fine, e gli ultimi due ci sono stati degli intoppi e lui mi ha spedito la prioritaria, eccola qua. Ok. Vabbè, direi di partire con la posta e forse la mia miglior posta e il mio miglior scambio che abbia mai fatto. Oh, scusate, avete già visto cosa c'era lì da me? Vabbè, due. Genex alleato uomo uccello, un palazzo del cielo Gangaridai, Gangaridai, Megaraptor e questo per il Mecha Phantom Beast per la base che mi sto facendo. Due spade sacre. 3 super ringiovanimento. 3 sarcofaghi d'oro. Lo vedete lì ragazzi. Un lad e due bigai. Due bigai, signori. Signori, ragazzi, non credo che i cinquantenni si mettano a vedere i miei video. Vabbè. Ecco qua. Poi oggi sono stato in fumetteria dove domani andrò a fare un torneo. Oggi, diciamo, abbiamo fatto. Ho fatto dei duelli, tutti vinti con l'Elemental Dragon. Scusate un attimo, vediamo da qua a partire. Ok. Ho scambiato, quanti sono? Quanti sono? Quanti sono? 4? Sì. Allora, un Dragogai al destriero del tuono. Ah, scusate, eh. E poi, cosa da non sottovalutare, guardate che extra mi ha messo. Bellissimo. Questo qua non lo do proprio, neanche di queste. Forse un Big Eye se fate buone offerte, questo qua no. Perché io gli avevo messo un extra, due carte extra nel primo mana, nel primo scambio. Però questa, ragazzi, troppo bella. In inglese, edizione limitata. Dalla Gold Series 3. Ok, vabbè, torniamo a Dragugaia. Poi. Cosa abbiamo qua? Un numero 74, 1, no 2, due numeri 74 e poi dito dito. Oh, la sua entrata in scena non è dei migliori, ma un cosacco drago. Guardate qui, lo cercavo da tanto. Poi ho venduto carte per un totale di 15 euro. Mi sono fatto un lad comune. Poi queste bustine bellissime sono. Della Ultra Pro 9, bellissime. E poi queste qua rosa. Così. E questo Black Box, il Roberto qua, uguale, troppo bello. E già che ci siamo, mi metterei già a fare anche a deck profile dell'Elemental Dragon. Scusate un attimo che riordino. Ok, iniziamo, vediamo. Ok, allora non sto, faccio solo la decklist, eh. 3 blaster e 2 burner, 3 tidal, che questo è il deck che vado a giocare domani, 3 stream, 3 Tempest, 2 Lightning, 3 Redox, 2 Reactan, un drago metallico scuro, occhi rossi, 2 Veiler, i maxi. Buonanotte, c'era un utente,
te che si chiama Ryan qualcosa, che è anche lui vicino a Milano dove abito io, ci dovevo incontrare, ma poi e mi dice che non vuole stancarsi perché fa la madame, non me lo poteva dire prima, non lo so, mezzo scemo. Scusate, ma mi dà l'appuntamento in Duomo così e poi mi dice il giorno stesso no, oggi ci doveva incontrare, mi doveva lui 2 marci, drago di luce oscurità, 2 Inverno Eclisse, 2 Enemy Control, che sono al posto di Kozaki, un Reborn, un Tempesta Potente, un buco nero, un buco nero, poi scusate ste voci, mia nonna che rompe un cazzo, è il caso di dirlo, vabbè, quelle che ho fatto vedere prima, un LAD che ne gioco due, come avete potuto vedere, e tutte mischiate, sono 3 Reju, 2 spade e 2 gold. Poi per l'extra abbiamo un Dracosac, 2 numeri 74, 2 bigai, di cui uno lo do. Non ho un drago che ho qua, l'extra fa schifo, non fate commenti. Aspettate, cadono. Ma ha fatto cadere, se è volante, se è un drago volante, vabbè, fate in scherzo. 2 drago Gaia, una pit Gaios per i, come si dice, con Italia e oggi dove sono andato io a fare il torneo, c'erano dei ragazzi che mi hanno detto che domani partecipano, gli hanno fatto delle sfide, le ho vinte tutte, quindi penso il torneo è così che i primi due si qualificano per il torneo di settembre e chi vince il torneo di settembre e va a giocarsi la finale in data e luogo da destinarsi. Sono 8 sabati consecutivi, questo è il sesto. E qua è deck costruito, mentre gli ultimi due sono sealed. Vabbè, con questo spero che il video vi sia piaciuto. Direi un ottimo report, un'ottima posta. E al prossimo video. Ciao a tutti.